San Benedetto è il patrono d'Europa, ma questo ormai è il secondo anno che festeggiamo il patrono con l'Europa che è praticamente in guerra. Il messaggio penso che è quello di sempre, cioè che essendo San Benedetto l'uomo di tutti i tempi, ancora quest'anno può darci un messaggio. Bisogna che Cristo sia tutto in tutti nella realtà che è quello della vita cristiana, no? Se Cristo è tutto in tutti, allora l'Europa, l'uomo può cristianizzare di nuovo l'Europa. Perché il messaggio di San Benedetto qual è? Che nulla bisogna anteporre all'amore di Cristo. E ancora, ripeto, se Cristo è l'ideale del monaco, di ogni battezzato, ancora una volta c'è la possibilità, la necessità di cristianizzare, di trasformare, di ringiovanire questa Europa che si sta invecchiando, proprio perché non porta avanti il messaggio di San Benedetto, patrono d'Europa. Beh, decisamente è una situazione molto anomala quella che stiamo vivendo e ancora a maggior ragione ricordare Benedetto, uomo di pace, uomo che ha saputo riunire attorno a sé non solo l'aspetto della fede ma anche proprio della città e di tutto, perché con lui si consolidano un po' quelle che sono le radici anche della nostra Europa. Mi sembra importante come momento di ricordo, come momento di preghiera, di intercessione e anche di riflessione su quanto possiamo e dobbiamo costruire insieme. Ma può essere un messaggio valido anche per chi non è credente? Ma certo, perché San Benedetto è un uomo, lui si potrebbe racchiudere la sua spiritualità, si intende, è un uomo che è un uomo, ha una forte umanità e anche una forte verità evangelica, uomo di Dio ma anche uomo di tutti i tempi. Beh, decisamente è indirizzato all'uomo, ovviamente nell'annuncio del Vangelo, e questo è fondamentale per lui. Però questo annuncio del Vangelo tocca appunto il cuore dell'uomo, e toccando il cuore dell'uomo tocca le sue relazioni, toccando le relazioni tocca anche le relazioni con tutti gli altri fratelli e soprattutto con quelli che poi Benedetto identifica, no? Un po' come i pellegrini, come coloro che bussano alla porta del monastero e che vanno accolti. Dunque è un significato particolare quello che lui imprime in questo suo annunzio e anche in questa sua costruzione della civiltà.